Tre artisti di assoluta eccellenza per promuovere il dialogo tra Oriente ed Occidente questa sera. Adesso siamo in compagnia di Giulio Rigoni, classe 1976, un giovane artista. Allora, intanto Giulio, la tua motivazione personale nell'essere qui stasera? Beh, questo progetto nasce come anticipo di una mostra che terrò domani in realtà, ed è costruita intorno al discorso di Mama Art, che è un discorso di design e arte, e quindi abbiamo costruito un pensiero intorno all'idea del tessuto e dell'arte insieme a l'oro. Però questo oro che viene inserito come fosse sì figurativo, ma come fosse geometrico, ha secondo me dei forti legami anche con questa iniziativa, perché in realtà sembra in certe sue vocazioni ricordare anche un po' l'arte islamica. Allora Giulio, leggendo il tuo profilo scopro che la Val d'Orcia per te ha un significato speciale. Mi spieghi per quale motivo? Beh, io il mio percorso professionale è iniziato su altri ambiti. Poi mia moglie mi ha riportato da Londra, dove stavo, in Val d'Orcia in questa occasione, e lì io ho maturato la mia passione per la pittura, e quindi quello è stato un po' l'inizio di tutta l'avventura che poi è arrivato fino ad oggi. Ecco, però l'Oriente, Londra, la Val d'Orcia, come si coniugano tutte e tre queste realtà profondamente diverse, almeno la Val d'Orcia? Beh, qua entriamo un po' nel discorso della storia dell'arte. E secondo me è un giudizio personale, ma all'inizio, quando l'arte era primitiva come definizione, ma non primitiva nel suo atto, aveva dei forti collegamenti. Arte rinascimentale, pre-rinascimentale, non era poi così diversa dall'arte islamica, visto che si affacciavano entrambi sul Mediterraneo, ma anche sull'arte orientale. C'erano dei fili comuni che sono un po' l'elemento che a me ha interessato e che ho cercato di ricostruire. Quest'arte primigenia, molto, molto, molto quasi elementare, non nel senso riduttivo, ma molto semplice. In questo può essere un discorso che abbraccia non solo appunto l'arte occidentale, ma anche oltre. Allora, io so che ti aspetta una performance eclatante questa sera, ti lascio, abbiamo l'ultimo ospite e andiamo a cercarlo, Alberto Michelini.